Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è il quinto episodio di Ark, ambientato sulla mappa di The Center. Oggi saremo perseguitati dagli uccelli. Eh già, uno in particolare. Jack non è molto contento di questa faccenda, ma ovviamente guardate il video per sapere com'è andata. Ma, cosa ancora più importante, oggi proveremo ad addomesticare un meraviglioso dinosauro, il Triceratopo. Per chi fosse interessato, alla fine dell'episodio ho fatto un piccolo documentario, chiamiamolo così, sul Triceratopo appunto. Quindi lo troverete semplicemente alla fine del video. Buona visione, ciao ciao! Ok, allora, l'uccellaccio stronzo che continua a perseguitarmi mi è praticamente in casa, cioè mi entra in casa. Io adesso non posso neanche più entrare in casa perché me la sta distruggendo. Però ho visto che si è buggato malissimo. Forse riesco... mai che riesco a pigliarlo. Si è buggato malissimo col tetto di casa mia, ma io vorrei entrare, ho la carnina dentro che cuoce. Ho lasciato la pentola a pressione sul fuoco, la prego, mi faccia entrare. Qua esplode tutto. No vabbè, ma se riesco a prenderti, porca miseria. Perché si muove troppo veloce? Non riesco a colpirlo, però è buggato con la casa, quindi non riesce ad attaccarmi. Se solo riuscissi a pigliarlo. Ma si muove in maniera strana. Ma se lo attacco tipo da dentro casa? Tipo, eccolo. Ecco, ah, vedi, mi sta colpendo. Facciamo così. Guarda, è dentro casa. Ho l'uccello dentro casa. Esci, mi sto distruggendo casa da solo. Esci, porca miseria, esci da casa mia, non è possibile. Il peggio di una zanzara. Mi ha preso il piccone. Mi hai preso l'accetta, davvero. Ah, mi sta facendo malissimo. Ah! Ma porca... Ma non è possibile, ma che sfiga! Così, va bene, ciao. E lui gira in casa mia, io praticamente non posso più entrare. Ma vediamo se da qua riesco a colpirlo meglio. Mai. Ah, mi sa che mi ha anche preso l'arco. No. Almeno. È buggato malissimo. Guardate come si muove. Non riesco. Non lo prenderò mai. Ma. Se riuscissi a salire sul tetto, però. Ok, tattica. Ci facciamo un ponticello per arrivare al tetto. Speriamo che questo non lo faccia deglitchare. E lo prendiamo a picconate. Ce la faccio? Woohoo! Sì, ce la faccio. Ok. Vieni, dai. Dai, vieni di qua. Vieni. No, ma non lo posso prendere. Cioè, lui è protetto dalla casa, ma la casa... Aia! Non protegge me! Ah! Mi sta facendo malissimo. Non so cosa mi ha buttato via e cosa ho raccolto, ma non importa, lo prendo. Ma non è possibile! Io come ti colpisco? Guardate. Oh, sì, ti sta bene. Sei... Ah, sì, ho vinto. Jack, abbiamo vinto. Vabbè. La smetto. Ho solo ucciso un uccellino, in effetti. Che però stava rompendo molto le palle, molto le palle. Cioè, non è che fosse tipo una cocorita, voglio dire. Mi ha distrutto anche il falò dentro casa. Ma perché? Ma c'era la mia carnina a cuocere qui. Ah, vabbè. Mi ha tenuto tutto, per fortuna. Però mi devo rifare tutto. Ok, e adesso che ovviamente non rompe più le scatole l'uccellaccio, inizia a piovere. Vabbè. Io, correndo fuori di casa, prima che l'uccellaccio si buggasse dentro casa, ogni tanto uscivo, raccoglievo roba, spaccavo pietre, spaccavo
alberi, quel raccoglievo, tutto, per cercare di salire un pochino di livello e per raccogliere il materiale che mi serviva per farmi la zattera, visto che via terra Ark the Center si è rivelato essere molto ma molto pericoloso, molto più pericoloso di quel che pensassi in realtà. Ho deciso di provare a costeggiare i vari isolotti, appunto via mare, per iniziare a esplorare un pochino. Io vorrei vedermi un po' intorno e trovarmi un posto bellino dove farmi la base definitiva. Non ho voglia di stare qua con la casetta di paglia, voglio farmi una base come si deve. Ah. Inoltre mi mancano solo 2 livelli per potermi sbloccare la mitica palestra. Sì, sono già riuscita a sbloccarmi, vabbè, i narcotici li avevamo già visti e mi sono sbloccata anche, ok, si va alla zattera, e le frecce tranquillizzanti che si fanno con i narcotici e le frecce normali, bisogna combinarli e abbiamo le nostre frecce narcotizzanti, il che vuol dire che possiamo iniziare a far svenire le bestie dalla distanza senza doverle prendere ammazzate o a pugni, che è molto meglio perché significa 2 cose: uno, molto meno sangue davanti alla faccia che mi fa schifo e impressione, meno chaff chaff, sì, perché sente chaff chaff quando prende a colpi le bestie, e 2 che ho meno possibilità di essere uccisa dalla bestia che voglio domesticare perché posso iniziare a colpirla da lontano. Quindi finisco di salire di 2 livelli, mi faccio la balestra con la quale riesco a mirare in maniera relativamente decente perché non vibra tutta come l'arco, e poi dovremmo poter partire per mare. Stavo pensando, idea malsana, visto che voglio salire di livello e che voglio andare per mare e sperando di riuscire ad addomesticare anche bestie, quindi mi voglio portare dietro un po' di narcotici, e se ci addomesticassimo il triceratopo che così ci aiuta a farci narcotici? Quasi quasi, dai, mi organizzo e vediamo di prenderci un triceratopo oggi. Sì, ho deciso. Ok, allora io dovrei essere pronta. Siamo pronti, Jack? Sì, armati di arco, siamo pronti. Allora, ci siamo craftati le nostre frecce narcotizzanti. Ne ho fatto 27 per ora. Vediamo cosa riusciamo a combinare con queste. L'idea è di attirare uno dei triceratopi che sta laggiù. Da questa parte io corro, mi rinchiudo dentro casa e in teoria non dovrebbe poter passare, quindi lo attacco dalle finestre o dalla porta sulla porta, dall'ingresso sull'ingresso, da quella fessura. Proviamoci. Già che ci siamo, ne cerchiamo uno di livello abbastanza alto. E guarda come ci scala la roccia. Lei che livello è? 60. Oddio, è un po' rischioso. Sì, mangiamo, bravo Jack. Magari cerchiamo di colpirlo da un po' più lontano, così ho il tempo di scappare dentro casa perché ci rincorrerà la velocità della luce. Sono lentini, è vero, però quando caricano... Proviamo? Vai! L'ho preso? No, non l'ho preso. Ma che arco? Ho l'arco difettoso. O sono io difettosa? Preso! 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 Corri! Corri Jack! Corri Jack! Corri Jack! Corri Jack! Di qua! Di qua! Di qua! Di qua! Di qua! Apri! 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 Entra! Entra! Dov'è? 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 È lì! È lì! È lì! Ah! Salve, in faccia, scusi, scusi. Oh, un altro, un'altra. Oh, no, no, non mi distrugga casa, non mi distrugga. Ci ha già pensato l'uccellaccio di prima, la prego. La prego, per favore, non mi distrugga casa, per cortesia, la prego. Dai, svienici. Gli ho tirato un sacco di frecce, la prego, svenga. Triceratopo. La sto beccando in faccia, dovrebbe farle malissimo, lei dovrebbe smettere. Ora mi butta giù casa, mi butta giù casa e poi butta giù me, lo so, me lo sento, ho fatto una minchiata, ho fatto una minchiata, non ho imparato niente da The Island, non ho imparato niente. Guarda quante frecce c'è in testa e continua a colpire. Ma dovresti essere morto. Ops. Cazzo, meno male che mi ero fatta un altro arco, veloce, cambialo, cambialo, veloce, 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 prendilo. No, questo mi distrugge casa, mi distrugge casa. Se ne va, se ne va, se ne va. Vuol dire che lo sto per addomesticare. Cioè, per addormentare quantomeno. No, no, non scappi. Mi serve lei, mi serve.
Ah, cavolo. Dai, corri, Jack, corri che ci scappa quello. Dai che torna indietro, torna indietro. Ah, corri. Torna in casa, ho lasciato la porta aperta, vero? Sì, lei non ci passa di qua, vero? Non ci passa? Ah, però mi ha tirato una craniata fortissima. Dove va? No, ho beccato la parete, mi ha addormentato la parete. Ah, ha beccato me. No! Cavolo, dai, non riesco a colpirlo, è gigantesco, io non riesco a colpirlo. Grazie, se si rimette, grazie. No, può tornarmi con la faccia qui che mi faceva comodissimo. No, no! No, sto per finire le frecce. Ah no, 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 no. No, 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 no. Ah no, ho finito con le narcotiche, cazzarò. E quindi? Ah, ah, secondo me non siamo al sicuro, secondo me non siamo al sicuro, scappiamo di qua. Cerchiamo di allontanarla, cerchiamo di farla allontanare e di farla calmare possibilmente. Aiuto! Aiuto, ci sta rincorrendo, la sento. Io ho finito le frecce narcotiche, porca puzzola. Lei mi segue? Sì, mi segue tantissimo, mi segue tantissimo. Proprio arrabbiatissimo, arrabbiatissimo. Guarda, 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 facciamo il giro. Dai, 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 ah! Non mi colpire, non mi colpire, ci dà delle craniate fortissime questa bestia. Io ho finito le frecce narcotiche, ma non pensavo ne servissero così tante, cacchio. Con le bolla non lo fermo il triceratopo, vero? No. Mi sa, ho come questa impressione. La porta aperta, sì. Servono narcotici. Vai, 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 no, dove ce li ho i narcotici? Porca puzzola, questo ci distrugge casa. Sono una deficiente, sono una deficiente. Vai, crafta, crafta tutto, crafta tutto. Ok. Dov'è? Ci sta distruggendo casa, ci sta distruggendo casa. Sembra glitchata malissimo, non mi sembra che la stia attaccando. Si è bloccata! Si è bloccata dentro casa! Cioè, bloccata nel muro di casa. No, si sblocca, si sblocca, si sblocca, porca miseria. Mi fugge. Mi fugge. Se mi fugge, forse, forse. Ora, non per dire signora, ma lei c'ha un culone che è difficile da mancare. Oh, e io ce la faccio lo stesso. Ma io le ho sparato un botto di frecce. Ah! Ah! No, pensavo stesse scappando e invece si è ripresa, ha recuperato tutta l'energia la signora. Oh, signore, non ho neanche visto che cos'è, non mi ricordo. Ok, di nuovo dentro casa e proviamoci di nuovo. Mi sta seguendo? No, non mi... Ops, ho sparato a sbaglio. A sbaglio, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho sbaglio. Con chi ce l'ha? No, sta scappando adesso, cioè mi ha tirato un colpo e poi sta scappando. Sì, però non se ne vada così lontano, per favore, che... Ha un casino qui. Presa, presa. Ah, si è addormentata, si è addormentata, si è addormentata. Ah, no, 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 scusi, scusi, non avevo vista. È vero, i triceratopi si danno una mano a vicenda. Porca miseria, me l'ero dimenticato. Praticamente se voi ne attaccate uno e ce n'è un altro in parte, quest'altro cercherà di difendere il compare. Ecco, è come se non bastassero anche gli uccellacci. Ma no, ma... Vabbè, proviamo a prendere anche questo. Non so che livello sei. Sei livello... Ho livello 8, ma... Ok. Proviamo ad ucciderlo, proviamo ad ucciderlo, proviamo ad ucciderlo, proviamo ad ucciderlo. Aiuto, aiuto, non capisco che sta facendo. Sta facendo male, ah, sta facendo male. Anch'io però gli sto facendo male, penso, non lo so, non vedo niente, vedo solo sangue. Sì, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Ok. Allora, dov'è l'altro, quello a livello 60? Devo andare a narcotizzarlo, no? Sì, ho narcotizzanti, perfetto. E poi mi raccolgo un po' di bacche qua intorno. Sì. Abbiamo il triceratopo livello 60 se non arrivano i soliti di loro rompicoglioni. Ok, no, questo sono io. Ok. Ah. Proviamo, ci proviamo. E io ho sete, mi sto addomesticando un triceratopo e mi viene sete. E beh, sembra giusto. Ah.
Guardate che bellino! Quindi cosa sei, maschio o femmina? Femmina, tutte femmine in sta zona, ragazzi. Ok, allora io sto continuando ad addomesticarmi il meraviglioso triceratopo, però questa volta non mi porto sfiga da sola. Io non parlo di questa bestia finché non è mia, finché non l'ho addomesticata. Un bronto! Un bronto! Che cosa meravigliosa, ma quando sei arrivato qui? Da dove? Non c'eri! Mi ricordo che tu non c'eri! Che livello è lei? Guarda che bello! Oh! Guarda, è gigantesco! Sì, magari non sotto il culo! Che figo! Che figo! Mi ero dimenticata quanto erano fighi. Oh. Va bene, un giorno noi ti saliremo in groppa. Cavolo però, ma che ore sono? Già le 6 quasi. Oh, speriamo che si addomestichi prima che faccia buio, perché di solito col buio arrivano anche bestie ancora più antipatiche. Non so perché. Cioè, non è che arrivano, è che non le vedi più. E ti compaiono all'improvviso. E fanno malissimo. Oh, al 14%. Oh mio Dio. Allora, vista l'ultima esperienza con i Dilo e il povero Parasauro, e piove di nuovo, piove sempre qui, ho deciso di craftarmi una piccola recinzione intorno al triceratopo, in modo che non me lo mangino mentre si addomestica, perché ho capito che ci vuole un po' di tempo, quindi farà buio. Quindi io me ne resto qui in zona. Ah, che lampi bruttissimi! Dai, aiuto! Fatemi costruire un riparo almeno prima che succeda il finimondo. Ok, allora io mi sono costruita un riparo di fortuna che fa veramente schifo. L'ho fatto tutto con le finestre. C'è un buco qui, vabbè. Cioè, tutto buco in realtà, sembra una groviera. L'ho fatto tutto con le finestre perché mi richiedeva meno materiale e nel frattempo anche level upato. Yuppie! Così una volta che abbiamo il bestione qui, possiamo andare a raccoglierci tutte le narcobacche, prendere tutta la nostra carne marcia, farci un botto di narcotici, un botto di frecce narcotizzanti, ci craftiamo la palestra, mettiamo in acqua la nostra zattera e partiamo per mare! Vabbè, mi sto un po' esaltando in effetti per questa cosa. Chissà se c'è ancora quel pesce gigantesco là dietro. Devo andare a vedere che cos'è. Ah, tra parentesi, un consiglio per giocare su Ark, visto che ci sono un sacco di cose da sapere su come addomesticare le bestie, cosa dargli da mangiare, qual è il cibo che preferiscono, come si possono bloccare per narcotizzarle e tutto il resto. Vi consiglio poi un sito, vi metto magari il link in descrizione, che secondo me può esservi molto 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 utile per appunto iniziare a giocare con un King Baldi. Ecco, per me è stato utile, ci sono morta lo stesso tantissime volte, ho comunque fatto un botto di cazzate che sto continuando a fare peraltro, però è stato utile, è stato utile. Qui si sta pian piano facendo buio, aiuto. Io non mi sento tanto al sicuro dentro questa cosa fatta di legno. Non, lo so, l'ho fatta un po' male. Secondo me ci possono entrare le bestie. Cioè, tipo, ci sono le fessure qua. I compi ci passano. Se mi attacca un branco di compi qua dentro è finita. Cioè, praticamente gli ho servito la cena. La pappa è pronta, sapete, i cibi pronti, surgelati. Ecco, mettete nella casetta e poi arrivano i compi e se la pappano. E la cena sono io. Allora, qui è ufficialmente notte e io ho un po' di paura. Sono vicinissima a casa, ma casa mia fa schifo. Me la stava per buttare giù persino il triceratopo. Però, va bene. Per ora Dilo non se ne vedono. Raptor, non voglio dirlo troppo ad alta voce, ma per ora non se ne vedono. Ho dovuto uccidere un paio di compi che in effetti stavano rompendo le scatole, ma è stata abbastanza facile. Nel frattempo io mi sono craftata, o quantomeno mi sono raccolta i materiali per craftarmi la sella per il triceratopo. La fibra e il legno non sono stati un problema. La pelle, allora, un po' me l'aveva data il triceratopo amico di quello che mi sto domesticando io. E un po' me l'hanno prestata in maniera molto gentile e caritatevole i dodo della zona. Quindi ora noi ci facciamo anche la nostra sellina. Speriamo, speriamo che non ci attacchi nessuno e che sia una notte tranquilla.
Meno male che dalle finestre si vede tutto, così vedo chi mi attacca. Ma io ho levelappato. Sì, ho levelappato. Ci tiriamo su, ci tiriamo su. Il peso. E se io ho levelappato? Se ho levelappato significa che... Forse ho la balestra! Sì! Subito la balestra, subito. Cosa vuoi? Cosa ti serve? Metallo. No, è vero, serviva il metallo per la palestra. Ci vorrà ancora un bel po' di tempo, allora mi sa prima di poter andare per mare con la palestra. O vado con le frecce, mi arrischio per ora. Per craftarci la palestra ci serve infatti avere i lingotti di metallo e i lingotti di metallo io me li posso fare con la fornace, quindi mi devo fare questo. Ok. E mi servirà anche il tavolo da lavoro, altrimenti io il metallo non lo posso lavorare. Infatti, qua ci dice che può essere creato solamente al tavolo da lavoro. Ok, pensiamo. Potrei anche costruirli. E anche il piccone e l'accetta di metallo. Sarà un casino raccogliere metalli, dovrei andare lassù dove avevo trovato i cristalli. Però c'erano bestie un po' brutte, c'ho un po' di paura. Ci possiamo provare, però dai, ci possiamo provare. Così nel frattempo saliamo ancora un pochino di livello e poi ci avventuriamo per mare. Sì, farò tutto fuori video, mi costruisco il tutto e poi partiamo perché volevo assolutamente farmi un giro per le coste di The Center. Va bene, allora noi rimaniamo ancora qui ad addomesticarci il triceratopo e non appena abbiamo terminato non dovrebbe mancare tanto. No, siamo all'86%, dai, forse tra poco ce ne torniamo a casa. Che ore sono? Mezzanotte, dai, pensavo ci mettessi di più. Perfetto, noi tra poco allora ce ne torniamo a casa e iniziamo la costruzione di quelle altre cose che ci servono per la palestra. Io voglio la palestra, voglio la palestra. Senza la palestra non mi muovo. Comunque, non so perché, ma qua su The Center mi spawnano un sacco di dinosauri livello alto. O è cambiata qualche impostazione con l'utilizzo della nuova isola, non lo so, ma su The Island all'inizio tutti livello 14, 12. Triceratopo livello 60, boh, mai, non penso di non averlo mai visto su The Island. Velociraptor sì, purtroppo Velociraptor sì, ma Triceratopi no, gli erbivori erano tutti di livello bassissimo. 97, ci siamo quasi, dai, che non vedo l'ora di andare a casa io, che così finisco di craftare roba e domani forse riusciamo a partire. Io voglio girare The Center, voglio vederla, non vedo l'ora di poter volare, voglio un optero per volare alta e libera nel cielo. Jack, tu vuoi volare alto e libero nel cielo? Sì, non vediamo l'ora. 98,5, e dai, magnate le due baccucce ancora su. Con i narcotici dovrebbe venirle un po' di fame, continuando a narcotizzarla. Dai, 99,8, 99,8, davvero, davvero, ti mangiavi un'altra mezza bacca, porca miseria. Altri narcotici? Ci facciamo venire famina? Eccola! Eccola qui! Poi ti daremo un nome, non adesso, adesso ti voglio provare, non vedo l'ora. È da un sacco che non vado su. Ah, la selina l'abbiamo già preparata. Che non vado su un triceratopo. Ah, giusto. Non ci avevo pensato che poi avrei dovuto farla uscire. Ok. Vediamo di aprire da un lato, non da quello della porta, magari. Va bene con questo, no? Perché qui ho messo malissimo tutto. Oddio, dove la faccio uscire adesso? Volevo conservarla una parte di questa struttura un pochino sgrausa. Vabbè, da questo. Sgrausa, scusate, vuol dire fatiscente. Schifosa. Boh. Ok. Ecco qua, che bellina, guardala, è lentissima però. Sì, ci prende anche un pochino di legna. Ottimo. Fantastico. Oh, triceratopo, mi sei mancato tantissimo. Ah, ma io c'ho ancora la luce accesa. Ma non gli farà caldo sulla crestone laggiù. Boh, va bene. Ma guarda. Oh, ma che bello. Fammi vedere un po' i valori, Lilla.
1426 di vita, non ci fa schifo, 390 di stamina, un bel po' di peso. Sì, tu ci dovrai portare tanta roba. Ti useremo principalmente per questo. Mi sa, per ora ti aumento il peso e poi andiamo di velocità di movimento. Va, guarda com'è felice, guarda com'è felice. Ups, sono... Sì, questa cosa mi capita spesso. No, sbaglio sempre il pulsante quando sono in groppa ai dinosauri. E questo è un grande problema, per quello che su The Island mi uccidevano anche abbastanza facilmente. Ma io così sto correndo, ma è lentissimo. Vabbè, forse l'abbiamo anche un po' caricata, poverina. Però è lenta veramente tanto. Non mi ricordavo che fosse così tanto lenta. Oh mio Dio, è lentissima. Va bene, allora, facciamo una cosa. Io adesso torno a casa, inizio a raccogliere materiali a scoppio. No! Di nuovo tu! Di nuovo! Non ci posso credere! Non mi libererò mai di te, mai! Oddio no, speriamo che non rompa le palle. Allora, proviamo a far entrare... Ma non ci passerà mai da qua! Si mette di lato forse? Ci cammini? No. No, ovviamente. Ah, io come faccio a farti entrare in casa adesso? Devo di nuovo buttare giù tutto? No, per ora te ne stai qua fuori, tanto ci usiamo solo per raccogliere. Ok, allora io vi parlo un pochino del triceratopo mentre raccolgo, costruisco, crafto e mi preparo per andare per mare. A dopo, ciao! E anche questa giornata è finita, mamma mia che fatica pigliare anche questo triceratopo, però è stato divertente, dai, divertente, non tanto quanto combattere l'uccellaccio malefico all'inizio, vabbè. Comunque, per chi fosse interessato, a breve partirà quello che definiamo documentario, più o meno, e per chi invece non avesse voglia di guardarlo, di seguirlo, ci vediamo al prossimo episodio, ciao ciao! I primi resti di triceratopo furono trovati nel 1887 a Denver. Non si trattava altro in realtà che di un paio di corna attaccate alla parte frontale di un cranio. Inizialmente si pensò addirittura che queste appartenessero ad un grande bisonte chiamato Bison alticornis. Successivamente in Wyoming vennero trovati tantissimi altri resti, molto frammentari in realtà, di questi corni, di questi crani giganteschi, e si capì appunto che erano tutti animali che facevano parte della stessa specie, ovvero una specie di Ceratops, che venne soprannominato Triceratopo. Il nome deriva dal greco e significa appunto faccia con tre corna, proprio perché questo animale, questa nuova specie di Ceratops, aveva questa testa enorme, gigantesca, con tre corni, di cui uno in realtà era piccolino e tozzo ed era posizionato proprio sul muso. Gli altri due invece erano molto lunghi, arrivavano praticamente a quasi un metro di lunghezza ed erano posizionati proprio sopra le orbite e andavano verso, diciamo, in avanti e un pochino verso l'alto. Del triceratopo sappiamo che era un dinosauro erbivoro e che aveva appunto questo becco molto forte e resistente con cui riusciva a tranciare anche i vegetali più robusti. Immaginatevi i vegetali che potevano esserci all'epoca e lui riusciva a tranciarli senza problemi. Visse inoltre nel periodo del tardo cretaceo, quindi quando praticamente l'epoca dei dinosauri era un pochino agli sgoccioli in realtà. E visse quindi nel periodo di un altro famosissimo dinosauro, un carnivoro però, ovvero il Tyrannosaurus Rex. Nell'immaginario comune si vede spesso il tirannosauro che si scontra con il triceratopo, si sono da sempre fatti vignette, fumetti, disegni di questo scontro fra titani, perché effettivamente il triceratopo poteva essere effettivamente alla pari del Tyrannosaurus Rex, addirittura poteva arrivare anche ad ucciderlo durante uno scontro. Quindi diciamo che si presume sia anche improbabile che questi scontri avvenissero realmente. Se ci pensate anche al giorno d'oggi, i carnivori, anche quelli più forti, i leoni, le tigri, cosa fanno? Si scontrano con quelli che sono gli animali un pochino più deboli, più piccoli, che hanno più difficoltà comunque a contrattaccare. Questo perché ovviamente se durante uno scontro, mentre cercano di procurarsi il cibo, vengono feriti a loro volta, cosa succede? Che ovviamente non saranno più in grado di cacciare nuovamente o comunque saranno molto svantaggiati durante una corsa per la cena.
Allo stesso modo, appunto, è di conseguenza difficile che un carnivoro, anche forte come il Tyrannosaurus Rex, andasse a scontrarsi contro la macchina da guerra che in realtà era il Triceratopo. È vero, era un erbivoro, ma era davvero una macchina da guerra, era super corazzato e con armi anche fatali. Il Triceratopo infatti era lungo circa 8 metri, alto 3 ed arrivava ad un peso massimo di circa 6 tonnellate. Praticamente a livello di peso era equivalente al T-Rex, semplicemente il peso era distribuito in maniera differente. Il Triceratopo per la sua conformazione, quando camminava probabilmente era molto goffo, per la stazza come vi dicevo era pesante come il T-Rex, ma ovviamente avendo il peso distribuito in maniera molto diversa, era molto più basso, aveva un baricentro molto più basso e quindi camminava in maniera anche un pochino goffa. Questo era dovuto anche al fatto che aveva le zampe posteriori dritte come quelle degli attuali rinoceronti. Quelle davanti invece, si allargavano leggermente come quelle delle lucertole, per intenderci. E nonostante questo, appunto, lo facesse sembrare goffo in camminata, gli permetteva però di spostare il baricentro verso quello che era effettivamente il suo terminale offensivo, ovvero la testa, una testa che, ragazzi, pesava circa mezza tonnellata, con queste corna lunghe 1 metro, che era logico che se caricava questa bestia contro un tirannosauro per difendersi, e il tirannosauro non è che ne uscisse sempre vincitore, eccetera, e probabilmente molto spesso ne usciva danneggiato in qualche modo. Di conseguenza, per quello dicevo, è difficile che avvenissero realmente questi scontri, o quantomeno probabilmente il tirannosauro attaccava una bestia come il triceratopo solo in rare occasioni, cioè quando era proprio agli sgoccioli, ai minimi termini, qualcosa doveva pur mangiare, allora sì, proviamoci col triceratopo, altrimenti penso che lo evitasse più che volentieri. Non dimentichiamoci poi di quella che è una delle caratteristiche principali del triceratopo, ovvero il suo enorme collare, questa corona circolare che si chiama appunto collare osseo, che gli circonda la testa, il cranio e gli protegge il corpo. Questo collare è resistentissimo, è 6 volte più spesso di un cranio umano. Quindi è molto molto spesso e appunto serviva principalmente per proteggere quello che era il collo, comunque una delle parti più delicate e che i carnivori solitamente attaccano principalmente, essendo comunque un punto vitale. Questo collare osseo, oltre ad essere molto resistente e molto robusto, quindi uno scudo perfetto contro gli attacchi, doveva essere probabilmente anche molto colorato, perché, si è scoperto che era irrorato da vasi sanguigni e di conseguenza questa caratteristica di questo collare colorato, poteva essere probabilmente utilizzato nel periodo dell'accoppiamento per corteggiare appunto la femmina o comunque ricercare in qualche modo il proprio partner. Una cosa che non è chiara del Triceratopo, è se fosse, realmente un animale da branco. Viene spesso dipinto oggi come un animale da branco, come possono essere magari gli elefanti. Questo perché sono stati trovati comunque moltissimi resti, anche se molto frammentari, in zone tutte molto vicine. Di conseguenza si pensa che si potesse essere un animale gregario e che quindi si spostassero in gran numero. In realtà, a parte questi frammenti ossei che sono stati trovati molto vicini, non ci sono altre tracce che ci permettono di capire se davvero avessero questa grandissima vita sociale, Triceratopi. Non sono stati trovati dei nidi, non sono state trovate impronte, quindi è difficile riuscire a capire se davvero il Triceratopo vivesse, in comunità, diciamo così, o se fosse invece un animale molto solitario, che magari tollerava solo occasionalmente la presenza dei propri simili, magari per questioni territoriali o in caso nel periodo appunto del corteggiamento. Sicuramente c'erano tanti scontri anche tra di loro, quindi anche se vivevano in branco si scontravano molto spesso tra loro. Sono stati trovati infatti dei resti sempre di crani, e infatti un corpo intero di Triceratopo non è mai stato ritrovato, è uno di quei dinosauri dove abbiamo solo alcuni resti che ci permettono di capire più o meno quella che era la dimensione, quella che era la stazza, la conformazione fisica di questa bestia, ma non lo abbiamo realmente mai trovato completo e perfetto. Come vi dicevo, in molti di questi resti sono state trovate tracce di scontri appunto tra triceratopi, quindi probabilmente si scontravano tra loro appunto per questioni magari territoriali, piuttosto che di nuovo nel periodo dell'accoppiamento, quando magari due maschi cercavano, si sfidavano per ottenere quella che era l'attenzione della femminuccia. Tornando a parlare invece di come viene il triceratopo raffigurato in Ark, allora diciamo che
dal punto di vista visivo, il triceratopo di Ark ha forse delle corna un po' troppo lunghe sul collare che circonda il cranio. Sono un po' esagerate forse, non mi sembra di aver visto foto, descrizioni o altro di triceratopi con queste corna effettivamente così lunghe. Sicuramente avevano un collare gigantesco, l'abbiamo detto, ma non c'erano questi ulteriori spuntoni lungo il collare, ecco. Un'altra cosa interessante è che su Ark viene probabilmente mantenuta l'idea appunto di questo triceratopo come animale gregario. Infatti su Ark li troviamo spesso in gruppetti, comunque molto vicini. Ma soprattutto se noi ne attacchiamo uno e ce n'è un altro vicino, quest'altro cerca di salvare il compare e di conseguenza ci attaccano poi entrambi. Quindi diciamo che probabilmente Ark ha voluto mantenere quest'idea, non chiara e non certa in realtà, di triceratopo come animale da branco, come animale sociale, che addirittura si alleava con i propri simili, rischiando anche la vita pur di salvarli. Come utilizzo su Ark il triceratopo è utilissimo per la questione raccolta, soprattutto all'inizio, quando bisogna raccogliere le bacche, quando bisogna trasportare materiali molto pesanti, eccetera. Il triceratopo è sicuramente un animale fantastico. Ci permette sì di spostarci, anche se in maniera un pochino lenta, ma soprattutto appunto di portarci appresso la marea di cose. Quindi viene utilizzato moltissimo, almeno io lo utilizzo così, su Ark, soprattutto appunto per il trasporto, la raccolta di bacche, soprattutto le narcoberry che ci permettono di fare i narcotici, e appunto per il trasporto di materiali. Quindi ogni volta che si va a raccogliere materiale, quello che faccio io ad esempio è mi porto il triceratopo senza salirci in groppa, me lo porto semplicemente appresso così lo posso caricare ancora di più, di tutto il materiale che raccolgo, un po' con lui e un po' con accetta e piccone. E poi me ne torno a casuccia con lui che mi segue, io carica, cioè Jack carico in realtà meschinetto, e poi il nostro triceratopo appunto che ci segue trotterellando un pochino lento, ma tranquilli, prima o poi arriva. Va bene, allora io spero che anche questa parte documentario, io dico documentario e faccio le virgolette con le dita perché vabbè, documentario è un parolone, spero che queste poche informazioni sul triceratopo siano state per voi molto interessanti. Per me sicuramente è stato molto divertente andare a cercare tutte le informazioni, alcune già le sapevo, un po' viste nei documentari, un po' lette su qualche libro, molte invece non ne avevo assolutamente idea e quindi è stato veramente molto molto interessante. Se avete voglia di approfondire vi consiglio magari in descrizione, anche se non subito perché devo finire di aggregare il tutto, però vi fornirò magari una piccola scheda tecnica, chiamiamola così, sul triceratopo e qualche link interessante su alcuni documentari, alcuni video che a me sono personalmente piaciuti veramente tanto. Detto ciò, visto che siamo in registrazione da tantissimissimo tempo, vi saluto e niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!